Benvenuti e bentrovati sulle nostre frequenze di Radio News 24. Io sono Maurizio Cattaneo e oggi siamo in compagnia di Giuseppe Faraone, un pittore. Ci troviamo in Lombardia, più precisamente a Milano. Diamo il benvenuto a Giuseppe. Salve! Buongiorno, buongiorno a tutti. Eccoci qua, Giuseppe. Allora, pronti per iniziare questa intervista? Io le farei appunto la prima domanda, un po' inerente alla passione per l'arte, quindi da dove nasce questa passione e il motivo che l'ha spinta poi a lavorare in questo ambiente. Allora, è nata questa passione, perché attraversavo un periodo un po' buio della mia vita, e ho iniziato a dipingere perché avevo bisogno di curare un po' la mia anima, perché dicono che i colori sono curativi. E poi è diventata una dipendenza, forse ho pensato troppo, è diventata una dipendenza e non sono riuscito più a liberarmene. E così continuo a dipingere. Quindi un po' per un suo problema, possiamo dire, no? Quindi per questo aspetto negativo, poi ha scoperto questo grande amore in realtà per la pittura. Esatto, sì, esatto, bellissimo. Sì. Io sono di origine lucana, precisamente di Piserno, ma vivo a Milano da 50 anni, come potete sentire dal mio accento milanese, tipicamente milanese. E niente, poi volevo fare, praticamente erano negli anni 80 che ho iniziato, e a quei tempi lì mi sono avvicinato un po' alla pittura dei macchiaioli, perché avevo conosciuto un maestro macchiaiolo, e lì è iniziata la mia pittura praticamente alla riaperta. Cavalletto fuori e ho scoperto la pittura in plein air, come dicono i francesi, e quegli anni lì è stato tutto dedicato allo studio dei macchiaioli, perché in base alla pittura studiavo anche il tipo di pittura. Poi negli anni 90 mi sono avvicinato agli impressionisti e ho voluto vedere da vicino, e così sono iniziati i primi viaggi a Parigi, e poi mi sono portato dietro i colori. Poi praticamente i periodi si sono allungati a Parigi, sono rimasti molto più tempo, ho cominciato a dipingere per le strade di Parigi. Prima mi sono dedicato ai lungo Senna e poi a Montmartre, perché lì era pieno di turisti, perché praticamente si dipingeva e si vendeva sul posto, era così, un periodo bellissimo. E per tutti quegli anni lì praticamente la maggior parte mi sono dedicato a questi scorsi di Parigi. Poi sono tornato in Italia, però non residevo a Parigi, andavo e venivo anche. Poi quando sono tornato in Italia praticamente mi sono dedicato alla Milano, ho scoperto Milano negli anni dal 2000 al 2010, mi sono dedicato completamente a Milano, ai scorsi di Milano, e soprattutto i tram. Mi piacevano queste macchie di colore che camminavano in una Milano un po' grigia, i navigli, Milano con la pioggia, i riflessi, e tutti quegli anni lì se sono andato un po' dipingendo la Milano. Poi arriviamo alla seconda decade, che va dal 2010 adesso, e qui mi sono dedicato a una pittura più cerebrale, affidandomi di più alla mia fantasia. Creo paesaggi o scenari che esistono solo nella mia mente, e tutto questo mi serve per descrivere i miei stati d'animo. È come se scrivessi un diario fatto di colori. Dipingo fiori che li raccolgo nel giardino della mia fantasia, oppure certo, certo. Paesaggi che esistono, ma è come se gli mettessi un vestito, io praticamente gli metto i miei colori come io vorrei che fosse. Come se fosse un po' un diario, un po' come ha detto, no? Quindi un diario personale attraverso poi queste pitture, queste tele comunque.